Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo questo nuovo format, un format ovviamente adatto a tutti voi che volete in questo momento raggiungere il fisico dei vostri sogni. Ovviamente ancora non ci siete riusciti, so benissimo che non è colpa vostra, io stesso ho fatto molteplici errori, perché? Per mancanza di tempo, per mancanza di abilità, per mancanza di conoscenza, per mancanza di voglia. In questo momento, in questo format, vi donerò qui, adesso, in questo momento, tutte le informazioni necessarie per costruire finalmente muscoli, per costruire in maniera tonica, per far sì di avere veramente il fisico che avete sempre sognato. Allora, molte volte ragazzi entrate in palestra, la palestra è piena, le macchine sono occupate, avete poco tempo, non sapete come fare, avete avuto già degli infortuni. Qui dietro di me vedete una classica home gym. Questo non vuol dire che è adatta solamente a voi ragazzi che avete l'home gym in casa, bensì anche a tutte le persone, ragazzi e ragazze che si recano in palestra, magari in orari non troppo consoni, c'è troppa gente, ma qui dietro di me vedete una panca, vedete una lat machine, vedete un rack, bilancieri, manubri, quindi avete tutto a disposizione per costruire in questo momento, senza scuse, il vostro fisico. Ovviamente non credete meramente a me, valutate in maniera analitica tutti i video che faremo e mi raccomando, non tralasciatene neanche uno. Andiamo tutto contro quelle persone che usano solamente fondamentali, usano solamente quel tipo di macchine, usano solamente quel tipo di tecnica allenante perché fondamentalmente non sanno e non hanno la benché minima idea di come fare a costruire il fisico. Seguitemi, fatelo ora, ve lo meritate. Allora ragazzi, voi tutti, me compreso, volete avere in questo momento deltoidi ipertrofici, grossi e rotondi che ovviamente facciano sì di avere molta più V-shape. Sappiamo benissimo che le clavicole sono quelle che sono, non riusciamo ancora in questo momento, magari ci attrezzeremo ad allungare le clavicole, quindi dobbiamo assolutamente lavorare sulla parte muscolare, appunto sui deltoidi. Sappiamo tutti che il deltoide è formato da tre capi, anteriore, laterale e posteriore. In questa serie di esercizi, in questo video, vedremo appunto diversi tipi di tecniche allenanti molto basic che possono essere sfruttate. Cosa vuol dire? Che questo stesso video può essere fatto da un principiante, da un intermedio, così come da un avanzato, ovviamente uomo o gonna che sia, a seconda dell'aumento di intensità allenante, quindi di carico, oppure di cambio di tecnica, quindi di aumento di densità allenante. Il volume, ovviamente, seguite quello che io vi dirò, ma lo so benissimo, volete sempre fare di più, quindi lascio un po' anche a voi spazio di immaginazione per aumentare, magari ecco, non con troppi zeri delle serie allenanti, non con troppo volume, si scherza un po', però tutta la serie, tutto l'esercizio, tutto il pacchetto appunto di esercizi per i deltoidi. Cosa faremo oggi? Allora, intanto useremo semplicemente, andremo a sfruttare il cavo per quanto riguarda le alzate posteriori, quindi svilupperemo il deltoide posteriore al cavo alto. Andremo a far sì che il deltoide anteriore scoppierà con delle spinte per poi andare a lavorare in maniera molto organica e molto intelligente sulla parte laterale. Chi mi conosce lo sa benissimo, ok? Io voglio sempre avere più V-shape possibile, quindi la porzione laterale è in assoluto quella che io considero la più importante, non fondamentale, ma la più importante del deltoide. Quindi seguitemi, valutate bene passo passo ogni singolo esercizio, guardate bene l'esecuzione che verrà ovviamente spiegata e capite sempre che ogni tipo di esercizio ha una sua base, ma poi, come tutte le cose, deve essere presa, messa su se stessi, far sì di avere il massimo sviluppo possibile. Oggi giornata a spalle, godetele con me, state pronti, bevete un sorso d'acqua e partiamo carichi. Ragazzi, iniziamo adesso con i deltoidi. Ovviamente, come già detto, la porzione laterale è quella che a me interessa di più, quindi questa serie di spalle la iniziamo con un tricep per la porzione laterale del deltoide. Andiamo con le alzate laterali per poi passare alle tirate al mento, però ovviamente in presa molto larga, e finire con un esercizio che spesso vedo un po' tralasciato in palestra, che sono le alzate frontali, palmi in basso. Ripeto, andiamo a lavorare sul deltoide laterali. Che tipo di accortezze dobbiamo fare? Intanto io in questo momento sono seduto, perché magari la maggior parte di voi ha problemi nella schiena,
è stanca, fa fatica a isolare i deltoidi, ma nessuno vi vieta, ragazzi, di fare le stesse medesime cose che io andrò a fare qui seduto in questa panca, ovviamente in piedi, ovviamente contro un muro, ovviamente in maniera unilaterale, ovviamente al cavo. Lascio spazio anche alla vostra immaginazione, prendete quello che di buono vedrete nel video e portatelo nella vostra home gym, nella vostra palestra, secondo i vostri canoni, secondo i ritmi di allenamento. Mi raccomando, per qualunque tipo di informazione ovviamente chiedetemi, scrivetemi, mandatemi una mail, siamo qua per questo, ok? Allora, quello che è da dire, intanto io, ragazzi, non sto parlando a una singola persona davanti a me, ma ovviamente a tanti di voi, quindi voi in questo momento siete lì unici, ma il video è arrivato a tantissime persone. Quello che voglio farvi capire è questo, che io vi devo dare consigli standard, utili, fruibili, ovvio, con un po' più di arguzia rispetto agli altri, ma senza andare troppo nello specifico in questo momento. Quello che vi posso dire è semplicemente una cosa sola, che è quella fondamentale. Quando tutte le persone, uomini o donne che siano, intermedi, avanzati o principianti, vanno a lavorare il deltoide, molte volte, ragazzi, non lavorano i deltoidi, bensì lavorano trapezio e collo. E magari anche la schiena, se lavoriamo proprio in maniera sbagliata. Perché questo? Perché semplicemente tendiamo ad enfatizzare troppo le negative che non vanno bene, specialmente quando il muscolo è ancora troppo giovane e non riusciamo a farlo, e poi l'esecuzione è totalmente sbagliata. Come faccio a farvela capire senza ancora usare il benché minimo manubrio? Semplicemente questo: in ogni momento dell'esercizio, quindi dal basso verso l'alto, per qualunque tipo di ROM muscolare, tutta la parte del collo e del trapezio deve essere il più rilassata possibile. Facile da dirsi, difficile da farsi. Come attuare questo? Semplicemente, specialmente se siamo seduti, è molto facile questa cosa, ma si può fare la stessa e medesima cosa anche in piedi o contro un muro. Portare sempre indietro il gluteo rispetto alla porzione alta della schiena, quindi stare un po' in avanti, protesi in avanti. Altra cosa molto carina, cercare di, mi raccomando, in ogni singolo ROM muscolare, ogni singolo ROM di esercizio, spostare i pesi verso il basso, quasi giocare con i pesi, facendo sì che il braccio non sia troppo teso. In questo caso trapezio, specialmente collo, non ne risentiranno. Quanti di voi, ragazzi, mi scrivono, donne o uomini che siano, ho fatto deltoidi, ho un gran mal al collo, ho fatto deltoidi, ho un gran mal al trapezio? Ragazzi, avete fatto collo e avete fatto trapezio, anche perché i vostri deltoidi sono un po' scarsi. Quindi mi raccomando, corpo proteso in avanti, anche lì, se siamo in piedi, non gambe troppo piegate, mi raccomando, ma ergonomiche, pronte, come se doveste saltare, atletici sempre, mi raccomando, e braccia che sono quasi leggermente, che giocano, non troppo tesi, non troppo fermi, non troppo statici, perché alla fine non lavorerà il deltoide. Questo tipo di muscolo è molto difficile da essere sviluppato, ma ovviamente un fisico proporzionato e tonico non può esimere da avere spalle da cannone.
Allora ragazzi, alzate i laterali. Io ovviamente ho qua già le spalle che mi stanno esplodendo perché è veramente impegnativo, quindi mi raccomando dateci dentro. Alcuni piccoli consigli. Intanto come scegliere veramente il carico? Ragazzi, ci vuole tensione continua, costante per tutto il round di movimento. Cosa vuol dire? Ogni qualvolta si inizia la ripetizione, si ha la fase positiva, diamo la massima spinta che però ci consenta di arrivare quasi alla stessa velocità fino alla fine del movimento, senza avere degli stalli, senza avere bisogno di uno spotter per qualunque tipo di motivo e senza, diciamo, rischiare un eventuale infortunio. Ripeto, alzate laterali, seduto, in piedi, contro al muro, non cambia assolutamente nulla, in posizione unilaterale non cambia niente. L'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è capire che ogni qualvolta arrivate quasi fino alla fine del movimento, rilassate ancora ulteriormente per far sì di avere sempre questo trapezio mai contratto, mai il collo in tensione, così avere molto più focus a cavallo del deltoide e andiamo appunto in posizione laterale. Ricordiamoci sempre che sì, abbiamo i manubri tra le mani, ovviamente, ma tutto il nostro focus a livello mentale, connessione mente-muscolo, deve essere a carico del gomito, mi raccomando. Quindi cerchiamo proprio di spingere sempre a cavallo del gomito. La posizione che va dal polso al gomito è solamente un'estensione del braccio. Secondo esercizio, alzate frontali, palmi in basso, cosa molto importante, manteniamo sempre i palmi rivolti verso proprio, noi dobbiamo vedere la parte frontale e il dorso deve essere al di fuori di noi, mai ruotare completamente i polsi, farli rimanere sempre in questo tipo di posizione. Vedete che qui andiamo proprio a effettuare uno stretch volontario alla parte laterale appunto del deltoide, così da stimolarlo molto 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 bene. Piccole accortezze, sempre corpo in avanti. Io consiglio non solamente il corpo in avanti, bensì anche il collo e anche la testa. Quindi manteniamo la testa completamente in avanti, non ce ne preoccupiamo più, il collo è completamente rilassato, focus tutto a cavallo del deltoide. Terzo esercizio, io le chiamo, ragazzi, tirate al mento con i manubri, hanno una variante leggermente diversa che la classica tirata al mento. Qui ho usato i manubri, potevo usare un bilanciere. Unica accortezza, non tirate al mento presa stretta dove si spaccano i polsi, ci si fa male, si tira di trapezio, non mi piace. Si chiamerebbero rematore verticale, tirate al petto con i manubri o col bilanciere, identico. Ci fermiamo più o meno all'altezza del petto, ok? Andiamo tutto in posizione laterale e manteniamo più o meno la parte che va dal gomito al polso in posizione completamente perpendicolare al terreno. Ripeto, laterale, laterale, laterale. Il deltoide laterale alla fine di questi tre esercizi scoppia. Quarto esercizio, spinte per la parte anteriore del deltoide. Ovviamente, ragazzi, chi fosse più carente di parte frontale la faccia subito, chi fosse invece più carente di parte laterale segua pedissequamente la scheda che vi ho indicato, ovviamente che trovate alla fine, quindi rimanete connessi. Quindi spinte con i manubri, anche qui si possono fare in piedi, ovviamente facendo da seduto si ha molta più forza, si ha molta più potenza, si è molto più statici, si è molto di pronti per spingere molto meglio. Nessun tipo di accortezza particolare, l'unica cosa, non facciamo i mezzi movimenti, andiamo fin oltre, ok? Cerchiamo di fare aderire la parte interna del gomito quasi all'orecchio, da estendere completamente il nostro braccio. Arriviamo più o meno alla parte delle orecchie, specialmente la persona che può avere qualche tipo di problema alla cuffia dei rotatori, non vada oltre, ok? La porzione delle orecchie non vada troppo in giù da creare troppo stretch. Ancora una volta, quinto esercizio, non ho voluto effettuare le classiche alzate a 90 con i manubri, perché specialmente dopo tutti questi esercizi, anche aderire, anche avere forza ancora nell'avambraccio, nel polso, nella mano, così da tenere pesi efficaci per poter effettuare le alzate posteriori, non sarebbe assolutamente facile. Non mi credete? Provate tranquillamente. In tutti gli altri casi andate con un cavo alto. Presa larga, presa ampia, schiena, diciamo, fondamentalmente dritta, non ce ne preoccupiamo troppo. L'unica cosa che noi dobbiamo preoccuparci è sempre di spostare la parte della testa in avanti, protrarla in avanti e mi raccomando non buttare giù i gomiti così da sentire ovviamente troppo la parte del dorsale, ma mantenerli molto più
a cavallo di 90 gradi con appunto il dorsale, da sentire molto di più la porzione posteriore del deltoide. Esercizio che spesso non vedo fare in palestra, ma molto molto efficace e proficuo. Provatelo, provatelo subito, mi raccomando, ve lo meritate. Eccoci qua. Ovviamente ti ringrazio se sei arrivato a questo punto del video, sei una persona molto precisa, molto analitica, che ovviamente vuoi solamente il meglio dal tuo fisico e dal tuo corpo. Se vuoi adesso il fisico dei tuoi sogni senza andare a stravolgere in alcun modo la tua vita, anche se magari le hai già provate tutte, hai già avuto effetti yo-yo, ti sei magari infortunato, non hai avuto i risultati che credevi, tranquillo, non è colpa tua, ti capisco. Non è certo facile. Non credere a me, ma credi a Filippo, che è molto più cattivo di me. Chiama subito in questo momento, oppure lascia una mail, insomma, contattami immediatamente. Entra nella sfera, fallo subito, fallo adesso, te lo meriti.